Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena. Mi interesso di ripropagazione in vitro di specie vegetali a partire da piccoli frammenti di tessuto vegetale, quindi si tratta di una tecnica di propagazione agamica utilizzando frammenti di tessuto che permettono appunto di ottenere una pianta con patrimonio genetico identico a quella della pianta madre. Nell'evento Bright 2017 intendiamo mostrare come è possibile propagare in vitro una pianta, specie vegetali diverse a partire da piccoli frammenti di tessuto e in particolare mostreremo come è possibile riprodurre cavolfiore, sedano, altri ortaggi che sono comunemente presenti sulle nostre tavole. A partire da espianti di tessuto è possibile ottenere delle cellule indifferenziate, dopodiché queste cellule vengono indotte a ridifferenziarsi in germogli avventizi e a produrre radici utilizzando particolari tipi di ormoni, in modo tale da ottenere delle piccole piantine in vitro che dopo l'ambientazione possono essere trasferite in serra o addirittura in campo aperto. La micropropagazione è una tecnica che trova largo impiego sia per la propagazione agamica di specie di interesse economico, ma è anche una tecnica utilizzata in studi di recupero di piante a rischio di estinzione oppure per il recupero di piante infettate da virus, come spesso accade nel caso della vite.